che non c'era il paesino di Buggio, ma che c'erano comunque comuni sulla costa per i quali comunque fuori un servizio non dava nulla. Comuni che nel tempo, da quando è nato il contratto di servizio, 20 anni fa ad oggi, la densità abitativa è profondamente cambiata, anche le condizioni economiche. Comuni Camporosso è cambiata la sua condizione, i comuni di Revaliture ed altri. Allora, se è un servizio pubblico, io credo che una delle cose che vanno fatte, e lo chiedo ufficialmente, che alla dottoressa Lazzari, che sia parte dirigente anche lei, di convocare, quindi, questi comuni, questi amministratori, perché quindi, la prefettura è qui e deve in qualche modo sensibilizzare questi amministratori a contribuire a questa parte. Scelte se sono fatte sbagliate in passato, perché c'era una grande divisione tra quello che rappresentava la concentrazione e la proprietà, o vuol dire l'azionista di maggioranza. Allora, questa composizione non ha consentito di arrivare alla definizione della vertenza in tempi utili. Inoltre, ulteriori contrapposizioni di natura ideologica, politico-partitica. Allora, oggi credo che sia il momento di cambiare pagina, anche in prospettiva di un fatto che non possiamo più permetterci certe cose, e anche perché abbiamo comunque un obiettivo, che è quello di traghettare 18 mesi per arrivare, anche se sofferta e anche se si può modificare e migliorare come tutte le leggi, a una gestione del trasporto pubblico con tutte quelle che sono le sue complessità. Si tratta anche di capire questa azienda, al di là di come deve essere in futuro la sua governance, perché questo è un altro aspetto, quello che riguarda il territorio, comunque quello che gli serve per funzionare, di cui una parte deve essere dal trasporto, dal contributo nazionale e regionale, una parte dal servizio locale, e dall'altra parte i lavoratori l'hanno sempre fatto, l'hanno fatto in questi ultimi anni, in questi ultimi mesi, e l'ha fatto anche la collettività, perché il taglio di 1 milione di chilometri, come dire, ha fortemente penalizzato, devo ricordare, anche chi oggi utilizza il mezzo pubblico. Lo sappiamo, comunque sono coloro che sono in fascia minorile, sono gli anziani, sono i disabili, sono le fasce non abbienti. Allora, se noi ci sono gli aziende sindacali confederali e no, se c'è enti e istituzioni che hanno senso di responsabilità, noi l'abbiamo sempre dimostrato e lo faremo. Ma pistola alla tempia, io credo che in una trattativa non ci possa essere giudiziale. Il tempo non è una variabile indipendente. Abbiamo fatto una serie di incontri, poi è chiaro che sono alcune tematiche più dirette, così come è vero che comunque un contratto integrativo prevede responsabilità e contribuzione economica e sacrificio da parte di chi ci mette del denaro e di chi ci mette la prestazione. E allora io credo che in questo momento anche la presenza della prefettura, della provincia e finalmente anche di alcuni soci, perché anche qui io rimango un po' stupito quando si fa confusione da parte di pubblici amministratori di quello che è la partecipazione societaria e di quello che è la prestazione di servizio. Sono due cose molto chiare, io credo che queste devono essere chiare per chi si approccia o chi ha responsabilità nell'ambito dell'amministrazione. No, anche perché non siamo un piccolo paesino, ma stiamo ragionando un servizio essenziale di una provincia che, dicevo, è in situazione molto delicata e molto sofferta anche per alcuni versi di ordine pubblico, mi permetto di dire. Quindi il fatto che ci sia un servizio che non ci sia fa la differenza. Quindi, riassumendo, io credo che non ho voluto parlare per ultimo, ma ho voluto semplicemente ascoltare per capire, e quando le regioni sindacali tutte si sono rese disponibili a un confronto dicendo su 3 milioni, 1 milione e mezzo circa viene già recuperato da quello che è la nostra disponibilità e una parte recuperata per scelte dell'azienda, perché comunque è l'azienda che gestisce l'impresa, la situazione con tutti i suoi vincoli, allora credo anche che quei 400.000 euro, quei 500.000 euro si possono anche trovare, però senza pregiudizare da un lato, chiamando i comuni a un senso di responsabilità, perché non può essere che il senso di responsabilità ce lo mettono i suoi sindacali, e cioè i lavoratori dell'azienda e le loro famiglie, che sono comunque anche contribuenti di quella fiscalità per i quali stanno i soldi per avere il servizio pubblico. Scusate.